secondo lo schieramento in partenza, quindi 5 secondi al semaforo rosso, eccola la bandiera verde, il semaforo rosso, attenzione, via, scatta bene De Lorenzi, ma Conciago si inserisce, grandissima partenza di Roberto Conciago, la sua auto e prende il comando in seconda posizione, quindi lotta con Morbidelli, secondo sì, primo Conciago, secondo Morbidelli, terzo quindi Cox, mentre c'è un testa coda per il numero 16 Studenic, il pilota che entra nella sabbia e lì si fermerà la sua gara, mentre al comando Roberto Conciago e subito Cox in seconda posizione che subito è riuscito a risuperare Morbidelli. Attenzione, dietro Morbidelli ci dovrebbe essere Fabrizio Giovanardi se non andiamo errati, infatti è così, siamo ormai, questa è intanto la ripetizione del pronti via, il contatto tra Giovanardi e Studenic, i due si stanno inserendo nella prima curva dopo il traguardo, siamo con Conciago al comando in seconda posizione in questo momento, proprio Cox che è in discesa, va ad attaccare Giovanardi e Conciago, e Cox riesce a conquistare la prima posizione in questo giro davvero tiratissimo, rallenta Conciago, Cox mantiene il comando, Conciago secondo, Conciago viene attaccato da Morbidelli mentre dietro cerca di recuperare Giovanardi, Cox al comando in seconda posizione, Conciago terzo e Morbidelli in questo momento, vedete la BMW proprio incollato ai tubi di scarico dell'Audi di Roberto Conciago mentre prende il largo, sempre a prendere il largo Peter Cox, e Morbidelli all'interno riesce a superare Conciago gli risponde, Morbidelli tiene giù il piede ed è Cox al comando, vediamo in seconda posizione Morbidelli, poi Conciago e quindi l'Alfa dovrebbe essere forse Gianluca De Lorenzi ma Larini, lo vedremo quando trasiterà sulla traguardo, intanto ancora appaiati Morbidelli e Roberto Conciago, Morbidelli ed è morbido con la BMW 320 ad avere la meglio dietro appunto Giovanardi e poi Larini rispettivamente in quarta e quinta posizione mentre c'è ancora il contrattacco di Roberto Conciago quando si va in salita, attenzione all'esterno poi all'interno, una spallata incredibile di Roberto Conciago per guadagnare la seconda posizione, risponde immediatamente la BMW 320 di Morbidelli che rimane però nei tubi di scarico nella penultima curva prima del traguardo ed eccoli a affrontare le ultime curve, poi saranno sul traguardo alla termine di questo primo convulso incredibile giro, attenzione con Giovanardi che tenta di recuperare il terzo posto in extremis proprio nella penultima curva prima del traguardo, che primo giro con Cox al comando, secondo Conciago, terzo ancora Morbidelli, la quarta posizione per Giovanardi e via sul traguardo, attenzione ancora piedone all'attacco di Morbidelli per il terzo posto, Cox arriva in staccata dopo il traguardo, secondo Conciago, la terza posizione per piedone Giovanardi, morbido tiene giù il piede all'esterno ma tiene il piede pigiato sull'acceleratore, Larini lo affianca, sbanda, recupera, incredibile già il secondo giro come il primo, ancora grande bagarre in questa prima manche dell'Euro STC, Gordon. Io sono qua che guardo senza fiato, stanno facendo dei numeri incredibili, sorpassi contro sorpassi, si vedono qui le differenti caratteristiche delle vetture dove un Morbidelli che riesce a guadagnare in frenata, Conciago che cerca di ripassarlo in accelerazione e stessa cosa fa Giovanardi, però questo non fa altro che fare il gioco di Cox che intanto lo vediamo